La salute a tavola è fondamentale per il cuore. Il cuore nel piatto è l'unico modo per limitare l'invecchiamento e quindi per poter dormire bene. L'imperatore Adriano diceva che con l'invecchiamento perdeva tutti i piaceri e alla fine diceva: toglietemi tutti i piaceri, ma non toglietemi il piacere del sonno. Capire quali sono i disturbi del sonno vuol dire anche ricondursi a delle problematiche cardiovascolari importanti che bisogna prevenire. Prevenire queste problematiche cardiovascolari vuol dire conoscere la tipologia di persona che abbiamo di fronte, riconoscere i suoi disturbi che a volte sono molto subdoli, che vanno dall'ipertensione del mattino, alla sudorazione notturna, alla tachicardia e durante il giorno la perdita di concentrazione, la faticabilità, perdita di memoria, irritazioni anche per certi versi. E quindi riconoscere queste persone vuol dire proporre a loro quelli che sono gli strumenti idonei per limitare i disturbi del sonno, a cominciare dalla perdita di peso, a cominciare dal rispetto della tavola, a cominciare una buona educazione alimentare su quelli che sono i principi essenziali da consumare e da associare a una buona attività fisica.